Vediamo una figura richiestissima alle feste, molto facile da fare, il mitragliatore. Analizziamolo prima di passare alla spiegazione. Un'impugnatura, due cerchietti e la parte centrale, quindi boom boom boom, la doppia canna con la pallina fatta in questo modo. Andiamo velocemente a realizzare il mitragliatore. Innanzitutto abbiamo bisogno di un pallino, di un palloncino, che sarà la base, che è molto ben gonfiato. Prendiamo quella che vogliamo sia la lunghezza della nostra impugnatura e andiamo a creare così un primo cerchio, che sarà qua, che contiene il nostro doppio palloncino. Dopodiché andiamo dalla parte opposta, prendiamo anche qua la distanza, facciamo questa torsione in maniera tale che decidiamo quella che deve essere la nostra impugnatura. Una volta decisa l'impugnatura, andiamo a fare anche qua una torsione doppia e abbiamo ottenuto la base del mitragliatore. Ecco le due impugnature, ecco il mitragliatore. Molto semplice. A questo punto prendiamo il palloncino, lo mettiamo doppio e lo inseriamo così all'interno. Mettiamo dentro e possiamo dire che la figura è completata. Da notare che il secondo palloncino potrebbe non essere anche completamente gonfio, lasciamo la piccola parte e sgonfia, e a questo punto basta fare così una torsione, premere in modo che l'aria vada in punta e abbiamo anche questa punta mobile. In questo modo abbiamo realizzato una figura molto veloce, molto coreografica, molto richiesta nelle feste, il mitra.